della soglia anaerobica, però ci manca della soglia aerobica. Normalmente viene collocata un 10-15% al di sotto della soglia anaerobica, però è un dato che non è preciso. C'è un modo per ricavarcela, perché poi questo ci servirà per valutare le varie intensità di allenamento. Ci ritorniamo dopo. La soglia anaerobica, come individuarla con precisione? Il test del lattato, che non è altro, se non me ne preoccupare, sta prelevando soltanto una goccia di sangue capillare. In pratica si svolge in questo modo. Mentre il test di glucosio c'è un incremento costante senza soluzioni con i grafici. Invece nel test del lattato si stabiliscono sono 5-6 prove di 1.200 o 2.000 litri, eseguito a velocità costante, pausa, prelievo del goccio di sangue per analizzarla, si riparte ad una velocità leggermente superiore, al termine della prova altro prelievo, per 5-6 prove. Adesso tutte queste cose lasciamole. Prendiamo l'esempio di una serie che conosciamo. Che succede? I dati del lattato, cioè vengono riportati su grafico. In questo caso vediamo che a certe velocità c'è una certa produzione di ghiaccio lattico. In questo caso di questo atleta poco conosciuto, che lui ha fatto i 2000, si è visto che andando a 3-3 km produce un certo grado di lattato, un certo indice di lattato. Ad una velocità superiore quasi lo stesso, fino ad arrivare a correre a 2,57 che produceva ancora lattato al di sotto dei 2 mm, per poi innalzarsi. Allora, quando c'è questo innalzamento, lì potremmo collocarla la velocità di soglia aerobica. Dice, ma a cosa ci serve a noi per sapere la velocità di soglia aerobica? Ci serve se vogliamo avere dei parametri ben più precisi nell'impostare gli allenamenti, diciamo le andature degli allenamenti, e poi vedremo. Vediamo quali sono, adesso fatto questo, quali sono i mezzi e i metodi per sviluppare la resistenza. Noi prenderemo in considerazione quelli per la capacità aerobica e quelli per la capacità anaerobica. Nella prima categoria li possiamo così identificare con mezzi continui, ma lo stesso ce lo dice, cioè allenamenti continuativi, dei metodi alternati, dei metodi intervallati e i metodi del circuito. Questo poi ci serve una trattazione a parte. E invece per le capacità anaerobiche analizzeremo i metodi intervallati, in questo caso però sono quelli intensivi, da non confondere con quelli intervallati estensivi. Metodi delle ripetizioni, metodi del circuito che vedremo insieme e delle competizioni. Gli aerobici, i mezzi per la capacità aerobica, i metodi continui. Ci conviene forse correre un po', sono i più semplici. Fondo lungo, corsa continua. Adesso no, ho messo dei numeri, ma lasciamo perdere i numeri, questo si riferisce ad atleti di un certo livello. Quindi quando si parla di fondo lungo e lento si parla di un'ora di corsa e anche oltre. L'utilizzazione del Womax è abbastanza bassa, quindi si parla del 65-70%. Le stesse frequenze cardiache si deve mantenere un certo range proprio per non sfociare nell'altro meccanismo. C'è il fondo medio, che naturalmente è più corto e si va un po' più forte, e il lavoro breve e veloce, ma sono tutte cose che poi è inutile che ci fermiamo, o hanno interessato pure chi a chi interessa, perché si ritroverà dopo. I metodi alternati, lo dice la parola stessa, si alterna dei tratti
ad un'andatura a dei tratti leggermente più bassi, sempre restando nell'ambito di un lavoro continuo, però un lavoro continuato. Tra questi sistemi fanno parte per esempio il famoso FARPE, gioco di corsa, in cui durante una corsa ci sono queste variazioni che possono essere date o dal terreno, proviamo sul terreno collinare, oppure da accelerazioni che inserisce la stessa sesta. Questo normalmente è riservato per atleti più evoluti, mentre per un giovane conviene fare il fast track programmato, quindi gli diciamo ogni 500 metri fai una variazione top, oppure ogni 200 metri ci inserisci questa variazione. Quindi non gli lasciamo piena libertà di interpretazione. Serve per capelle aerobiche i mezzi intervallati. Questi si pongono come obiettivo primario l'aumento delle capacità del cuore. Guardate che dicevamo che uno degli apparati più importanti per avere capacità aerobica era l'apparato circolatorio. Quindi il cuore è l'organo principale dell'apparato circolatorio, è il motore principale. Oh, vediamo un po' brevemente quali sono i parametri per fare un allenamento intervallato adatto per la capacità aerobica. Sono tratti di corsa di 20 secondi, 60 secondi, quindi andiamo dai 150, dai 130 metri a 300 metri, che serve per innalzare la frequenza cardiaca. Messi i numeri là così, tanto per intenderci, perché voi sapete che la nostra frequenza è molto individuale. Pause di recupero, che vanno fatte regolarmente in movimento, che servono per riportare la frequenza cardiaca a farla scendere. In modo è una ginnastica per il nostro cuore, portiamo su, la facciamo scendere giù. Sempre un lavoro continuativamente. Naturalmente le ripetizioni sono di un certo numero, di una certa quantità, che dobbiamo sviluppare un certo chilometraggio. In questo caso bisogna porre attenzione al tipo di recupero, cioè fare in modo che il recupero sia adeguato, che le pulsazioni scendano, altrimenti andremo a sfociare un altro tipo di lavoro, che è quello successivo, che è quello per le gravità anaerobiche. Quindi anche qua sono mezzi intervallati, ma in questo caso cosa succede? Che i parametri sono un po' diversi. Le distanze vanno sempre dai 20 secondi a quelli un po' più brevi, non so se potete dire, in modo da far salire rapidamente però la frequenza cardiaca. Le pause di recupero all'incirca sono lo stesso, quindi da 60 a 45 secondi, da consentire però un parziale recupero, quindi noi ripartiamo per la prova successiva con una certa ancora quantità di acceleranti nella muscolatura, in modo che la innalziamo piano piano. Per mantenere una certa intensità, per non essere costretti a fermarci subito, possiamo fare le serie. Facciamo un gruppo di ripetizioni, aumentiamo la fase di recupero tra la serie e poi fare un'altra. Le ripetizioni. Questo è indicato per discipline sportive ad elevata intensità. Nel nostro esempio del mezzo fondo, quale potrebbe essere la distanza che potrebbe essere interessata principalmente da questo meccanismo? Mi viene in mente l'800, l'ottocentista. Quali sono i parametri da rispettare in questo tipo di allenamento? Sicuramente l'intensità molto alta, vicino, quasi vicino al massimo. Tempi di lavoro brevi, perché dobbiamo, quindi verso 5 secondi arrivare anche, non so, 10-12 secondi di impegno, però con intervalli di recupero un po' più ampi. Le famose resistenze alla velocità, tanto per intenderci per stare al campo. Oggi facciamo resistenza alla velocità, faremo, che ne so, i 100, quasi al massimo dell'impegno, con recupero abbastanza ampio.
sempre per la capitana aerobica. No, era... c'è fastidio. Grazie. Mentre quella di prima era riservata principalmente per la capacità lattacida, invece per la capacità enobica lattacida vediamo questi altri parametri. Si vede meglio, grazie. Beh, io purtroppo non ho saputo perché me lo vedo poi avanti. Ci stiamo perdendo? Sicuramente mi stanno arrivando, però sono cose che non so, ecco, fino a ieri non sapevo, non avevo il dubbio se andare avanti su questi argomenti oppure no, perché ritengo che sono argomenti un po' ostici, però se non capiamo questi meccanismi poi non siamo in grado forse probabilmente di applicare i pratiche, perché noi non siamo abituati, normalmente, mi ricordo anche io quando andavamo in primi corsi, chiedevamo il programma di allenamento, ma qual è il programma di allenamento? Mi sono chiesto, ma serve il programma di allenamento? Allora non è meglio che noi ci attrezziamo con degli strumenti che poi siamo noi in grado poi di costruirci una volta che abbiamo capito quali sono i veri meccanismi, che sennò se andiamo avanti, oh, quello faceva quello lo faccio pure io. Invece mi sono reso conto che forse questa è la strada migliore. Acquisiamo i mezzi, no. Anche io all'inizio di quando probabilmente 45 anni fa, quando ho iniziato anche ad allenare, questi argomenti erano abbastanza ostici, però poi mi sono reso conto che mi aiutano moltissimo. Cioè, riusciamo a capire questi meccanismi che serve. Poi siamo noi in grado, non abbiamo bisogno di andarci a copiare il programma su internet oppure da studi, ma quel tale campione ha fatto questo. No, perché ogni individuo, sappiamo, è a sé. Ogni individuo ha le proprie caratteristiche, quindi se noi sappiamo, conosciamo, abbiamo gli strumenti, poi li possiamo applicare su qualsiasi individuo. Forse qua conviene un attimino fermarci. Cioè, sempre per il meccanismo anaerobico lattacido, quello che ricordate di segno c'era la via della potenza e la via della capacità. Se voglio allenare quella via lì, bisogna ricercare le caratteristiche di avere i mezzi e quelle di arrivare a un massiccio impegno del meccanismo, con la conseguenza di raggiungere una più elevata concentrazione di acido lattico, cioè fare una prova intensa, abbastanza intensa e frugale, da produrre una certa quantità di energia. Quali sono i mezzi per poterlo fare?